Nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Casal di Principe, unitamente ai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caserta, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di 10 pozzi di falda acquifera, ubicati nel comune di Casal di Principe, di proprietà di privati cittadini, emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli. L'indagine ha consentito di riscontrare le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia sullo sversamento dei rifiuti speciali e pericolosi, attività posta in essere dalle locali organizzazioni camorristiche, fazione Schiavone, negli anni 80 e 90. Individuare un sito di sversamento di rifiuti mediante attività di scavo e carotaggi eseguiti nel settembre del 2013 e nel febbraio del 2014 in Casal di Principe, via Circonvallazione Altezza Intersezione via Isonzo. Accertare, attraverso analisi effettuate sulle particelle di terreno del sito, la presenza di stagno, berillo ed idrocarburi pesanti oltre la soglia di contaminazione e la presenza di amianto, rifiuto speciale pericoloso per natura, e di altre sostanze chimiche i cui valori di concentrazione sono tuttavia inferiori al limite di legge.